Ogni acqua ha il suo sapore, risorsa insostituibile ma anche alleata della buona tavola. Ne parliamo con l'idrosommelier Mario Celotti, ma anche presidente nazionale di ADAM, l'Associazione Degustatori Acque Minerali. Allora, presidente, acque e non acqua, giusto? Dunque, le acque minerali in bottiglie possiamo dire che non è acqua, ma sono acque, perché ogni bottiglia è diversa dall'altra, c'è un contenuto diverso di questo cocktail di minerali, sono diversi. Perciò in Italia abbiamo circa 300 etichette e oltre, possiamo dire che abbiamo 300 acque. Per fortuna sono divise in categorie. È importante rieducare a riconoscere il sapore dell'acqua. Direi di sì, come per tutti i prodotti, il sapore dell'acqua. E essendo diviso per legge in quattro categorie, minimamente mineralizzato, oligominerali, ricche di sali minerali e così via, cioè ogni tipologia, diciamo in base al residuo fisso, un residuo secco, abbiamo questo cocktail di minerali che ci dà il gusto dell'acqua. Io lo che la chiamo autostrada del gusto. Più è alto il residuo fisso, più gusto avrà quell'acqua. Ma come può essere che una bevanda incolore e insapore possa valorizzare i gusti degli alimenti? Aiuta molto, cioè come tutto, come il vino, come altre cose, cercare un abbinamento di acqua-cibo, come del resto cibo e vino, aiuta a un felice abbinamento e far crescere quel prodotto. Se noi sbagliamo l'abbinamento nel vino, quel piatto può diventare da buono, può diventare anche meno accettato perché non c'è un felice abbinamento. E così avviene nell'acqua. Una giusta acqua su un giusto piatto ti aiuta a digerire e star meglio ed è piacevole a tavola. Anche in questo caso bisognerà imparare ad usare i cinque sensi, perché non sempre quello che vedi è quello che senti. Quindi esiste una regola per un abbinamento perfetto? Esiste l'abbinamento e noi dobbiamo conoscere innanzitutto questo residuo fisso che ci dà la possibilità della scala del sapore. Più minerali che ci sono all'interno di questo litro di acqua e più sapore avrà. Poi dobbiamo giocare molto anche su altre cose. L'effervescenza aiuta moltissimo, come per il vino. Non a caso, magari in Padania, come sappiamo, c'è il Lambrusco. Perché c'è il Lambrusco in quella zona? Perché usano molto maiale, usano perciò cotechini, zamponi, cose varie. Non a caso c'è l'effervescenza su quei vini, perciò del buon Lambrusco. Ecco, e anche in questo caso, se noi abbiamo un piatto grasso, untuoso e così via, abbiamo bisogno della scala delle bollicine, dell'effervescenza di questa acqua minerale. È importante anche valorizzare il bicchiere giusto e la bottiglia giusta. Sì, noi diciamo che come idrosommelier abbiamo ideato due tipologie di bicchiere. Diciamo un bicchiere senza gambo, un cioppone, un mezzo tumbler o altro, un cioppone. L'importante è che non abbia il gambo, per questo per le acque piatte, quelle lisce, diciamo, quelle che in modo sbagliato chiamano ancora acqua naturale, mentre naturale è anche quella che è addizionata di nitrite carbonica. Poi abbiamo un bicchiere con gambo e che la diamo per l'acqua addizionata, l'acqua con le bollicine. Questo ci dà, perché questo? Perché la stessa acqua che esce da un frigo, per degustare felicemente un'acqua piatta, l'acqua liscia, è bene alzarla di un paio di gradi. Perciò per alzarla, avendo un cioppone che la teniamo nella mano, già alziamo un attimino questa temperatura, questo grado, due gradi, per renderla piacevole. In realtà bisognerebbe anche imparare nuovamente a bere acqua, perché l'acqua in realtà si beve lontano dai pasti, giusto? Al di là degli abbinamenti. Sì. L'ideale è cominciare già dal mattino. Noi dobbiamo bere nell'arco della giornata. Come dico sempre, non bisogna annegare tavola. A tavola bastano quei due dita d'acqua che servono nell'abbinamento, così come per il vino. Un vino bianco, un vino rosato, un vino rosso giovane, un vino rosso importante e così via. Anche noi con l'acqua dovremmo tenere la stessa logica, perciò un piatto delicato, un piatto, un antipastino, abbiamo bisogno di un'acqua che non abbia un residuo altissimo, perché non abbiamo bisogno di grande sapore e non abbiamo bisogno nemmeno di una grande bolla, abbiamo bisogno di una bollicina piccola. Se poi andiamo a crescere, magari passiamo una lasagna, una tagliatella, abbiamo bisogno
di un'acqua più ricca, vicino al limite dell'oligo minerale che è 500, perciò diciamo 480, 500, anche passando a 550, 580, per sgrassare un attimino anche il palato dal ragù e digerire meglio quella lasagna, quella tagliatella. Poi andando avanti, se ci mangiamo una carne rossa, un filetto, un chateaubriand, un tournedou, magari con una salsa bernese sotto, abbiamo bisogno di un'acqua bicarbonato calcica magari che va dai 900 fino ai 1200, 1300, in base a un brasato, uno stracotto e così via. E lì in questo caso abbiamo bisogno anche di un'effervescenza più importante. Se non abbiamo patologie di gastrite, ulcere, ad esempio, la nitrite carbonica aiuta a digerire, non è che ci crea dei problemi. Diciamo che dobbiamo anche imparare a smettere di parlare di acqua, come si dice, naturale e acqua frizzante, perché queste due cose, diciamo, questa classificazione è un po' sbagliata. Quella che è sbagliato è dire acqua minerale naturale gassata. Gassavamo qualcos'altro un tempo e gassavano. Diciamo, dire acqua minerale naturale è naturale anche quella che è addizionata o effervescente, che è frizzante, perché se noi guardiamo l'etichetta della bottiglia, tutte le acque minerali sono naturali, poi possono sono effervescenti, sono lisce e così via. Cioè dipende da cosa vogliamo fare con questa acqua base. Che cos'è ADAM e qual è il suo scopo? Anche perché ADAM ha creato dal 2003 una carta delle acque che è a disposizione dei ristoranti, giusto? Sì, cioè la ristorazione noi le abbiamo mandate i primi anni, già dal 2002 che è stata fondata, nella grande ristorazione. Hanno, diciamo, copiazzato un po' la carta, ma più che una carta hanno fatto una lista di acque più o meno pubblicizzate. È già molto importante questo, avere una lista di acque pubblicizzate, senza specificare però come sono gli abbinamenti acqua-cibo, che sarebbe molto importante, perciò capire che su un piatto di prosciutto ci vuole un'acqua che sia, abbia una bollicina piccola, che sia un oligo minerale sui 250 di residuo e così via. Cioè andrebbe anche cioè l'ADAM, diciamo che in linea di massima fa cultura dell'acqua. Purtroppo non ci hanno insegnato nelle scuole elementari cos'è acqua, cosa bere, come bere, a pensare che noi siamo acqua. Siamo acqua quando da piccoli già al 90%, ora saremo al 70-70 con la mia età, e perciò noi siamo acqua. Sarebbe importante già insegnare nelle scuole elementari a questi ragazzi cos'è l'acqua, come va bevuta l'acqua e qual è l'acqua adatta per le nostre patologie, il nostro aiuto per stare meglio. Lei arriva anche dal mondo dei sommeliers. Diciamo, come ha fatto ad appassionarsi all'acqua e diventare idrosommelier? Cosa vuol dire fare l'idrosommelier? Allora, io parto da lontano, sono un patito, un degustatore, vengo da lontano. Appunto, come dicevo, parto dal vino, ho fatto anche il delegato AIS qua per la Romagna e San Marino. Dal vino abbiamo capito che c'era bisogno anche di cominciare a parlare acqua. Assieme al dottor Zanasi del Sant'Orso di Bologna, a Gianni Gurnari, il nostro ingegnere, abbiamo cominciato a pensare che l'acqua era importante e, visto la mia esperienza in gastronomia, sono un gastronomo, un cultore di gastronomia, un patito, un godereccio, abbiamo cominciato a capire quale poteva essere l'abbinamento acqua-cibo. Perciò abbiamo studiato un pochettino la didattica, una scheda didattica, e siamo arrivati alla conclusione che è importante avere questa abbinamento a tavola, ma anche a casa. Noi a casa dovremmo tenere non più l'acqua, ma le acque, quelle due o tre acque adatte alla tipologia del pasto che la nostra signora ci prepara, la nostra moglie e così via. Perciò le due o tre acque adatte per il nostro pasto. Il primo sapore che si ricorda così, che le rimane in mente, che le è rimasto in mente? I ricordi dei campagni, i ricordi diciamo dell'orto, il discorso delle insalate particolari dei campi, dei greppi, la rucola che si raccoglieva nelle vigne, il discorso, e le prime piadine casarecce, che non sono quelle piade che noi troviamo ancora in giro, che io chiamo piade stampate, sono quelle industriali. Questo ricordo particolare, perché la piada ha una stagionalità, ha un periodo, non è sempre uguale. Invece il suo cibo consolatorio? Consolatorio, appunto, sono questi
Io a tavola, io sono uno che fa arrabbiare molto in casa, sono uno di quelli, mia moglie è stata sfortunata, ha trovato l'uomo sbagliato. Io ho bisogno, non posso mangiare un piatto solo, ho bisogno di mangiare i vari piatti, 2, 3, 4, 5 piatti, possibilmente in scala, cioè ogni piatto deve far dimenticare quello prima, e piccoli assaggi poi, io non sono uno per il piatto, sono per i piattini, sono per le piccole cose con 2, 3 vini, 2, 3 acque e così tutta la poesia del Godet, cioè sono questa la filosofia di vita. Quindi lei ha o non ha un cibo che se dovessero proporglielo dice no? No, non è difficile, io cioè sono più per le cose solide, diciamo, magari se lei mi dà degli yogurt frullati, queste cose qui, cioè le assaggio volentieri, le consumo veramente, però non è che mi soddisfano più di tanto, vado a cercare i profumi, i sapori anche di queste cose, perciò sono più per cose che si concrete. Io la ringrazio davvero per aver partecipato, invitando tutti a mettere più attenzione a quello che hanno nel bicchiere quando stiamo parlando di acqua e non pensare che le acque siano tutte uguali. Io la ringrazio sì. Moltissimo. Dobbiamo dire che l'acqua minerale in bottiglia, come abbiamo detto prima, non è acqua ma sono acque, perché ogni bottiglia è diversa dall'altra, c'è un cocktail di minerali diverso dall'altro. Questo è importantissimo. Grazie a tutti voi. Grazie a lei, arrivederci, alla prossima.